Nel secondo trimestre 2020, come era prevedibile, la produzione cede il 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La contrazione media dei primi sei mesi si ferma al meno 12,1% per effetto del recupero iniziato dopo la riapertura di maggio. Picco negativo nelle piccole imprese con 20-49 addetti, meno 25,9%. In forte calo il fatturato in Italia, mentre anche l'export cede terreno, meno 14,6%, per effetto del doppio shock di domanda e offerta e delle ripercussioni della pandemia sul commercio mondiale. Per effetto del lockdown, forte contrazione degli ordini, meno 19%, mentre tiene nel complesso il numero degli occupati, meno 1,6%, grazie all'ampio ricorso agli ammortizzatori sociali. Previsioni sui risultati di fine anno tutte negative, produzione e fatturato previsti in calo di oltre il 10%. A inizio anno le attese erano di un aumento intorno al 7%. Le vendite in Italia e all'estero sono attese a fine anno in diminuzione del meno 8,3%. Anche in questo caso a inizio anno le attese erano positive. Le previsioni per occupazione e investimenti sono meno negative, a fronte però di attese che a gennaio erano decisamente positive. Gli effetti del virus economico continueranno a farsi sentire a lungo, con il ritorno sui livelli di attività pre-Covid collocato tra prima e seconda metà 2021.